voglio passare la voce proprio al professor Stefano Biagiotti, che saluto assieme con Francesca, che è la responsabile amministrativa della sede di Montepulciano. Peraltro siamo convenzionati, non a caso, con un posto straordinario e magico. A te la parola. Forse ora mi sentite meglio? Se spengi il microfono. Sì, adesso sì. Farò un brevissimo intervento solo di saluto a Laura, Massimiliano, a Giuseppe e a tutti quanti. Ho nominato loro perché abbiamo avuto occasione nei primi giorni di luglio di passare una bellissima giornata insieme. Una prima fase, di solito quando faccio le lezioni parto sempre in questa maniera. La prima fase, una cosa molto seriosa, nel senso che non ci conoscevamo. Poi, come sapete bene, davanti a una bella bistecca e a un buon vino rosso, ci siamo dilettati tutto il pomeriggio, lasciandosi alle 7:30. Non so che cosa è successo, ma epidermicamente è nata una ottima armonia, sia con Michele, con Giuseppe e Massimiliano. Laura non era presente, ahimè, per motivi di lavoro, ma noi la rinvitiamo a rifare questa giornata di studio. Io porto i saluti della Università Telematica Pegaso in generale e in particolare della sede di Montepulciano, una sede nata nel 2017, giovani, e che oggi si contraddistingue rispetto agli altri poli didattici per una nutrita attività di ricerca di Ateneo. Questo è un valore aggiunto per quanto mi riguarda, perché andiamo oltre al fatto di promuovere i corsi di studio. Cioè, Montepulciano si sta distinguendo anche per progetti di ricerca in ambito di sostenibilità ambientale, e quando parliamo di sostenibilità ambientale della città e delle comunità, parliamo anche e soprattutto di sicurezza, equità, economia e ambiente, ma soprattutto di sicurezza. Io vi saluto e mi scuso se non potrò stare fino al termine della vostra assise, per un semplice motivo: che abbiamo altri impegni, considerando che è il venerdì, e quindi abbiamo gli impegni di relazioni del cibo nostrani. Non credo sia opportuno in questa sede qua fare promozione, però devo ringraziare l'attività di Massimiliano e di Laura per averci consentito di poter essere il vostro trade union con l'Università Telematica Pegaso e l'Università Mercator. Oggi sono le due università più importanti dal punto di vista telematico a livello europeo, sia per numero di iscritti, ma soprattutto, e questo che a me fa piacere dire, non sono tanti 120-130 mila studenti tra i due atenei, ma è il fatto di essere all'interno di una famiglia Pegaso che è stata ritenuta dall'ANVUR la seconda migliore università telematica. E se lo dice l'Hamburg, probabilmente la cosa è vera. Noi confidiamo che il nostro accordo vada avanti nel meglio, e in maniera pubblica io rinnovo la mia disponibilità per l'associazione a dare quello che posso dare delle mie conoscenze e delle mie competenze in ambito ambientale e di programmazione. E non mi nascondo che condivido con voi con molta gioia il fatto di essere stato chiamato dal sindaco di Siena a gestire quello che è oggi l'argomento più in voga, vale a dire il PNRR, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi la transizione digitale e la transizione ecologica. Io rinnovo i saluti da parte della nostra sede di Montepulciano, e già è iniziata questa collaborazione, quindi rinnoviamo la nostra massima disponibilità sia nell'illustrazione dei programmi, della convenzione e di quant'altro. Quindi io vi saluto, mi oscuro, per altri 10 minuti, posso seguire, poi, ripeto, altri impegni ci portano a doverci staccare da voi. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, si è collegato il vicepresidente Michele Caponigro. Gli volevo chiedere se forse aveva qualcosa da farci vedere per ricordarci tutti, insomma, quel momento, oppure se qualcun altro vuole parlare prima. Passerò la parola anche a Lolita Gulimanowska, la professoressa Lolita Gulimanowska.
docente della Sapienza Università di Roma, oltre che insomma una guru nel campo della psicologia, mia professoressa, mia insomma maestra di vita, e un'altra dei nostri grandi soci, c'è Lorenzo Tamos, pure che insomma faremo parlare anche lui, e un altro dei nostri soci onorari, e Costanza forse se ne deve andare un po' prima, faremo dire qualcosa anche a lei prima che va via, insomma chi vuole parlare qui, sapete, qui c'è spazio per tutti, non ci sono gerarchie, ruoli, siamo tutti importanti perché siamo tutti amici. Michele, la parola a te? Mi sentite? Ok. Le vedete? Si vedono le slide? Ok. Quindi iniziamo subito e cercherò di essere velocissimo, come sempre. Per me oggi è una grande festa condividere con voi questo grande traguardo che abbiamo raggiunto. Il mio ringraziamento va a tutti gli iscritti, ai soci onorari che hanno dato forza e visibilità alla nostra associazione. Ai numerosissimi collaboratori, uno su tutti, Enrico, che vedo questa sera, che con impegno, determinazione e sacrifici hanno reso tutti quanti possibile tutto questo. E tutto questo è la dimostrazione che il lavoro di squadra e il sostegno del grande team come la UPLI possano portare avanti risultati straordinari. Grazie. Bene, io sono Michele Caponigro, mi ha già presentato Massimiliano, ma questa sera è una serata straordinaria. Siamo qui a festeggiare il compleanno della UPLI. Come nasce la UPLI? Una sera, data 18 luglio, un certo amico di nome Massimiliano Mancini mi chiama e dice: Michele, ho un'idea, creiamo una nuova associazione di categoria? Le sue parole mi sembrano convincenti e mi spingono a pensare che il progetto è ambizioso e futuristico. Va bene, dove ci vediamo? Ci vediamo a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Siamo tutti su un bus. Scusate, ma dove stiamo andando? E stiamo andando al notaio, addio. Un altro mutuo, dopo quello della casa, adesso anche il mutuo dell'edilizia e adesso il mutuo della UPLI. Siamo a Pozzuoli, prepariamo un logo, prepariamo lo statuto e partiamo. Gli 11 soci fondatori, eccoli qua, torno ad un tavolo dal notaio. La fatidica firma dei fondatori, i soci fondatori Crapanzano, Leone, Artuso, Brancato, Mancini, Passaretti, Terrin, Visone, Valle, Del Giudice e Michele Caponigro. Ma tutti ci dicono, ma ancora un'altra associazione di categoria, ancora qualcuno che vuole fare la riforma della 65-86? Ebbene sì, ci siamo anche noi, perché noi siamo nati con l'intento di unire gli appartenenti alla famiglia della Polizia Locale. E questo desiderio potrà condividere con noi esperienze professionali ed umane. Partiamo subito con il botto, il primo convegno a Pozzuoli, 800 iscritti. Continuiamo con Latina, presso l'aeronautica, la base dell'aeronautica. Questa è una foto della segreteria UPLI. Terzo convegno, Pietramelara, altri 500 iscritti. Ritorniamo a Pozzuoli con il quarto convegno e chiudiamo con i convegni in presenza con Bitonto in provincia di Bari. La UPLI partecipa anche a numerose manifestazioni, a Codroipo, a Tagliacozzo. Poi abbiamo il piacere di essere invitati anche presso lo stand della Maggioli a Riccione in occasione delle giornate della Polizia Locale. Abbiamo numerosi ospiti che ci onorano presso lo stand, da Sgarbi, Bezzon, Bedessi e tanti tanti altri, che poi saranno nostri iscritti, così anche nel 2019. Ma qualcosa cambia, nel 2020 ed è un anno di vita sospesa, questo Covid-19. Tutti i comandi delle polizie locali d'Italia sono stati in prima fila, hanno dato un contributo
uno spirito di abnegazione, un gioco di squadre da nord a sud, ma nello stesso tempo ha subito minacce, denigrazioni e insulti. E in tutto questo, la UPLI che cosa fa? Bisogna tirare fuori un'altra idea. L'idea della formazione a distanza, live streaming, nuove parole. Quindi si parte con i webinar, workshop, convegni online e live TV. La UPLI inizia a dare subito un contributo straordinario in termini di formazione e di supporto, iniziando una serie di webinar, pubblicazioni online, guide e manuali, articoli scientifici a servizio della famiglia UPLI, risposte degli esperti, servizi di supporto psicologico e tutela legali. Noi guardiamo avanti, guardiamo oltre. Era nel nostro DNA, nel DNA dei soci della UPLI. E che cosa? Abbiamo un nuovo modulo, abbiamo nuovi ingressi per problemi, chi peraltro abbiamo un ricambio, quindi nuovi ingressi, l'attuale format del direttivo nazionale, Nicola Salvato, Roberto Riva Cambrino, tenente colonnello Sergio De Santis, Rosalinda Di Nunzio, Laura Crapanzano, Massimiliano Mancini, Giuseppe Izzo, Gaetano Alborino, Marco Massavelli, Domenico Carola e Enrico Mancini. Ad oggi abbiamo prodotto circa 30 webinar. Ecco, i nostri esempi con Jitsi, Zoom, le varie piattaforme. Abbiamo affrontato tantissimi argomenti. 3 convegni online, Politiche, questo Massimiliano Mancini che si inventa di tutto. Andiamo anche negli studi televisivi con il primo convegno online in sicurezza urbana. Il secondo sul fenomeno dei suicidi in divisa. Alcuni ospiti nazionali, alcuni relatori, Renato Cohen, Rossana Mongiardo, Annalisa Palombo e tanti altri ancora. Partiamo anche con un corso di alta formazione, privacy videosorveglianza. Ma il botto è stato fatto con la festa in onore di San Sebastiano, una diretta televisiva di circa 5 ore, dalle 12 alle 17, e collegamenti in tutta Italia. Questo che Afragola, Latri, Arzano, Orbetello, Pantelleria, ospiti eccezionali, polizie locali metropolitane, Bari, Roma, Torino, Venezia, Messina. Qui vediamo il comandante Palumbo da Bari. Vediamo la nostra presidente e la bravissima Linda Di Nunzio con il comandante della PM di Caserta, Luigi De Simone, il presidente della provincia, nonché sindaco di Rosalinda Di Nunzio, comandante della Polizia Provinciale. Quindi le nostre iniziative continuano. Nel giorno della festa della donna, 8 marzo 2021, la UPLI è ospite presso il Dipartimento degli Affari Regionali e Autonomie Locali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inizia una collaborazione con il Dipartimento Affari Generali e Autonomie Locali, DARA. Ecco qui, vediamo la consegna del CREST al dottor Massimo Toscano. Quindi una collaborazione istituzionale, Ministero, Presidenza del Consiglio dei Ministri, UPLI. Ma non finisce qui. 15 giugno, ancora Roma, ci troviamo presso lo studio di un noto notaio per firmare la costituzione della COP, Etica Societas UPLI. Come in un alveare, siamo pronti per la nuova rivoluzione UPLI, valorizzare le professionalità di tutti i soci, con trasparenza assoluta, realizzare opportunità professionali per i soci svantaggiati e i loro familiari, riformare attivamente la comunità, la polizia locale e l'intero comparto sicurezza. Quindi UPLI, Unione Polizia Locale Italiana con Etica Societas. Ma non finiscono qui le idee della UPLI. Per la prima volta viene costituita una colonna mobile nazionale delle polizie locali d'Italia. E viene nominato come coordinatore nazionale il dottor Massimo Toscano.
ma la UPLI Societas inizia un lavoro straordinario, inizia un'attività formativa a favore dei 91 comuni del territorio della provincia di Frosinone attraverso l'Agenzia Provinciale Frosinone Formazione e UPLI Unione Polizia Locale Italiana. La presentazione di questo corso attraverso il presidente della provincia, qui vediamo alcuni articoli dei giornali, e hanno scommesso sulla formazione a mezzo della UPLI. E vediamo i primi workshop, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, quinto e sesto. Quindi si è parlato di videosorveglianza, di tutela dell'ambiente, numerosi argomenti. Ma le sorprese non finiscono. Il 21 ottobre del 2019 la dottoressa Enrica Teresa Vignoli, il dottor Fabrizio Fortunato, la dottoressa Alessandra Cocozza e il presidente Passaretti, il segretario generale Massimiliano Mancini si incontrano a Roma per fissare che cosa? Un corso per diventare esperti nel riconoscimento delle falsificazioni delle banconote. Viene definito un impianto di circa 11 incontri e ci si lascia con la solita frase: sarà definito a breve il progetto e ci aggiorniamo. Quindi pensavamo in un altro buco nell'acqua, e invece no. Venerdì 16 luglio parte su piattaforma online il primo workshop alta formazione UPLI Banca d'Italia. Si è parlato del quadro normativo europeo, il ruolo del Centro Nazionale di Analisi della Banca d'Italia, l'andamento del fenomeno, le principali falsificazioni. Quindi non era un buco nell'acqua, ma è realtà questo binomio UPLI Banca d'Italia. Un po' di numeri: 30 webinar, 6 workshop, un corso di alta formazione, 5 convegni in presenza con circa 2000 presenze, 3 talk show televisivi, una diretta televisiva in onore di San Sebastiano, ospiti in qualità di relatori circa 350 e con circa 7000 utenti collegati. Visualizzazioni sui social: ad oggi canale YouTube UPLI circa 25.000 visualizzazioni con oltre 3.000 ore di visualizzazioni. La piattaforma presentata dalla UPLI ha un percorso che parte da 4 per arrivare a 10. Eccellente, indice di gradimento altissimo. Vi ricordo anche numerose convenzioni e servizi di tutela legale e supporto psicologico. Abbiamo Università Telematica Pegaso, Università Mercatorum, Roma 3, Università degli Studi, Università Telematica Internazionale Unnettuno, convenzione con l'ente Ius et Pax, convenzione con il poligono a Ferentino. Questa è l'ultima, la firma con il docente dell'Università Telematica Pegaso Stefano Biagiotto e la dottoressa Francesca Cacace, e qui una foto con il sindaco di Montepulciano, il quale ci ha promesso di ospitarci a novembre con una 2 giorni, e ci stiamo preparando. Qui è un incontro a Montecatini, ma è l'evento dell'anno 2021, un documento unitario per la riforma della polizia locale. Nella protomoteca del Comune di Roma Capitale, la UPLI con il segretario generale Massimiliano Mancini presenta la proposta di riforma della legge 65-86, evento storico, vari quaderni giuridici e appuntamenti operativi, alcuni dei nostri relatori che ci hanno onorato della loro presenza. I nostri attestati, ma vi do appuntamento a Riccione presso il nostro stand e presso la sessione speciale videosorveglianza e privacy alle ore 15:30 del 15 settembre. Continuate a seguirci e grazie per l'attenzione. Cedo la parola a Massimiliano. Salve colleghi, Massimiliano, un attimo. Vi devo lasciare perché, come potete vedere, insomma, sono in servizio, è una manifestazione che inizia alle 20,
quindi mi ha fatto molto piacere rivedervi e ecco, mi auguro di rincontrarvi poi in presenza. Vi saluto, che purtroppo ecco, devo scappare, che ci sono i colleghi che mi stanno aspettando per questa manifestazione. Ciao Antonio, è stato un piacere. Ciao, grazie, bello averti rivisto. Magari, insomma, come abbiamo già detto, questo sia solo, diciamo così, un anticipo, un momento per ricordare quello che è stato. Ringrazio Michele perché questo video è stato questo veramente emozionante. Ma oltre che emozionante, stavo pensando che persino noi, cioè io che queste cose le vivo, le ho vissute tutte, no? Momento per momento, adesso me le stavo rivedendo tutte e mi sembrava di essermene dimenticate di tanto. Cioè abbiamo fatto veramente così tante cose in così poco tempo che veramente è una cosa travolgente, rivoluzionaria. Ho visto che si è collegata adesso Rossana Mongia, pure Marialba, che bello! Marialba, un'altra delle fondatrici che ci mancava. Allora, permettetemi solo di passare velocemente. Posso? Ci siete? Massimo. Eccomi. Vai Leonardo, vai. Massimiliano, no, quando io... inizia non finisce più. Sono ancora in servizio, poco finisco e quindi volevo approfittare per fare un grande saluto a tutti quanti voi, in modo particolare alla Presidente, alla segretaria, a tutti i componenti del direttivo collegati e non, a tutti gli amici e colleghi che sono collegati, che molti di loro non conosco ancora. Quindi per me, anche per me, è una serata particolare perché si festeggia il terzo anno della nascita della questa grande associazione, questo grande progetto innovativo e importante. Chiaramente poi, come ricordava Massimo, la UPI nasce nella mia città, in quella di Pozzuoli, quindi ancora più, sono ancora più, come dire, felice di questo. In questo anno vi ho seguiti anche se da lontano, stiamo crescendo tanto, state facendo grandi cose, quindi spero che a breve, diciamo, possa ancora aiutare qualche contributo. Come all'inizio, apprezzo molto tutto quello che avete messo in campo, soprattutto sono felice finalmente per una cosa che a cui io tenevo tanto anche dall'inizio. Io la chiamavo all'inizio federazione, ma è cambiato poco con il nome di consulta. Questa è un grande traguardo e sicuramente, diciamo, è un punto di partenza rispetto a quello che è il progetto di riforma. Il 19 luglio è avvenuto un qualcosa di importante nella categoria, la unità delle tante associazioni di categoria, e quindi veramente un passo fondamentale per tentare di riscrivere in modo serio la riforma della Polizia Municipale. Vi abbraccio tutti con grande affetto, quindi mi auguro che ci possiamo, come diceva anche Antonio, rivederci e abbracciarci a breve in presenza. Buon lavoro e auguri ancora all'UPLI per questo anniversario. Grazie Leonardo, ti ringrazio, grazie, è emozionante il tuo discorso, come anche quello di Francesco. D'altronde tutti i soci fondatori, veramente un gruppo di amici, come diceva Francesco, che hanno creduto in un'idea. Un'idea che abbiamo trasformato in progetto e siamo riusciti a farlo diventare sempre più grande, anche con l'idea della cooperativa etica, riusciremo a fare altre cose che con l'associazione non riuscivamo. La consulta è stata un'idea mia e di OPL. Grazie a Franco Nutarrigo siamo riusciti a inserire tutte e a chiamare tutte le associazioni che finalmente dopo tanti di è stato un poco triboloso, però ci siamo riusciti e qualcosa di buono abbiamo fatto, perché d'altronde se non c'è l'unione non si riesce a fare nulla. L'unione è importantissima, tutti siamo importanti, tutti siamo indispensabili per poter andare avanti.
Io volevo fare parlare i nostri psicologi, vorrei fare parlare i nostri avvocati. Laura, scusami Laura, perdoni, perché io sto utilizzando il telefono di un mio collega, siccome abbiamo finito, il mio si è scaricato, quindi io volevo di nuovo salutare e abbracciare tutti gli amici vecchi e nuovi, perché poi devo dare il telefono al collega che sta finendo il servizio. Poi ci risentiamo qua. Quindi approfitto di nuovo per risalutare, perché non posso continuare a seguirvi, devo andare a casa e spero di collegarmi da casa con il computer, ok? Un grazie, abbraccio forte. Grazie Leonardo, un abbraccio. Grazie. Ciao. Grazie. Allora, io lascio la parola a Massimiliano, che fa un giro per tutti gli avvocati e tutti i psicologi e professori universitari. Allora, l'avevo già annunciato prima, quindi rispettando insomma anche il fatto che c'è una donna, c'è una grande donna, ma in primis una donna, vorrei passare la parola alla professoressa Lolita Gulimanowska. Scusami Massimiliano, mi senti per caso? Senti, ok. Allora intanto ciao a tutti, che piacere, ma che meraviglia, ma che bravi, ma che veloci, che smart, ma che capaci, ma che bella presidente che ci avete, mamma mia, che gruppo formidabile, fatevi dire, siete belli e bravi, ma una cosa introvabile oggi, bravissimi. Allora, non ho bevuto nulla, non ho mangiato nulla, ma per cui sono complimenti sentiti verso di bravi. Allora, cosa dire? Sono onorata a star con voi, sinceramente ve lo dico. Sono una fan storica di Massimiliano, per cui non so se oggi si chiama follower o qualcosa di simile, anche se io nei social non esisto, ma insomma, ecco, prendetela per quel che è come termine. Cioè, bravi e come dire, veloci e soprattutto utili. Non vorrei che questo passasse come un meccanismo di aggregazione di massa, che però il fine ultimo è quello di, come dire, di ottenere privilegi governativi classici, come succede di solito. Facendo io parte di diverse commissioni, spesso mi è capitato a vedere, a sentire. Voi, noi, posso dire noi, perché mi sento membro in tutti gli effetti, insomma. Quindi noi abbiamo un'utilità soprattutto sociale, per la quale ritengo non c'è un momento più adatto che far esplodere un movimento sociale per il sociale come quello post-Covid. Quindi bravi e soprattutto utili, ribadisco un'altra volta, per cui la sicurezza, ma la sicurezza prima di tutto è psicologica, è un evento interno ed è una costruzione mentale che ognuno fa quando ha dei punti di riferimento. Allora, se UPLI è diventato ciò, cioè un punto di riferimento per tutti, complimenti a tutti noi, cioè siamo riusciti a far creare fiducia, a far creare rete, cooperazione, collaborazione e multidisciplinarietà, una cosa veramente rara e soprattutto molto efficace in un mondo in cui, come dire, ognuno pensa per sé. Ecco, quindi adesso mi auguro che si possa avere un futuro brillante in vari campi, ma soprattutto in quello di aggregare categorie fragili e deboli, tipo gli anziani, i miei malati mentali o piuttosto i disabili, di cui me ne occupo da tanti anni. Mi auguro che UPLI abbia un pezzettino di sensibilità anche rispetto ai più fragili e più deboli della società. Con questo chiudo e veramente vi saluto con il cuore e con tutti i complimenti del TASL. Ecco. Grande Lolita, grazie veramente. Dicevi bene, forse perché le bionde hanno qualche cosa in più. Tu sei bionda, la nostra presidente è bionda. Vabbè, insomma. Ho visto che si è ricollegata Rossana Mongiardo. La stavo presentando prima, però
Parsa. Maria Alba, forse sente del rumore in sottofondo? Mi sentivo qualche microfono? Ho fatto. Ok. E dicevo, volevo passare la parola a Rossana Mongiardo, un'altra dei nostri soci onorari. Lei è uno dei magistrati, i nostri soci, GIP GUP del Tribunale di Novara. Prima però di passargli la parola, voglio esprimermi di veramente il mio dolore e le condoglianze, perché proprio da poco è di ritorno da un triste evento, dal funerale dello zio a cui era tanto, tanto legato. Io ho perso mio zio proprio a inizio di questo mese e Enrico ha perso il padre e all'inizio del mese scorso, scusate, e so che dolore sia, quindi veramente la mia partecipazione è, mi permetto di dirlo, Laura, l'abbraccio di tutti noi dell'UPLI, perché in questa grande famiglia condividiamo le gioie, ma condividiamo anche i dolori di ognuno di noi. Quindi, ecco, volevo dire questo e passargli la parola. Eccomi. Non so se mi sentite perché sono fuori, infatti vedete un po' la location e vabbè, non era il momento migliore questo, mi dispiace, però degli impegni familiari con mio marito e va bene. E non ho molte parole io stasera perché Massimiliano ha fatto un po' una prefazione, non sono dello spirito giusto, peraltro purtroppo i guai non vengono mai da sé, nel senso che ho avuto anche un infortunio domestico per cui ho problemi purtroppo a un braccio, vabbè, questo ad abbondanza. Comunque, grazie per avermi invitata stasera, però e soprattutto grazie per tutti gli inviti che mi sono stati rivolti in quest'ultimo periodo in cui ho potuto così collaborare. Non nego che in molti casi ho avuto anche delle difficoltà organizzative legate al mio lavoro, che, come ricordava Massimiliano, è un lavoro che si basa molto sull'urgenza, quindi purtroppo ci sono le variabili legate agli imprevisti e tante cose che chi svolge questa professione sa. Molte volte anche difficoltà di poter, diciamo così, organizzare un evento in poco tempo e con poco preavviso. Di questo insomma si è già discusso più di una volta. Sono però grata per tutte le possibilità, insomma, che ci sono state di collaborare, soprattutto perché gli ultimi eventi sono stati improntati a una sorta di dinamicità. Quindi sono stati organizzati non come classici seminari in cui il relatore parlava e, diciamo così, la platea, il pubblico ascoltava, però ci sono stati anche degli ultimi, io faccio riferimento in particolare agli ultimi due che ho tenuto, in cui si poteva effettivamente interagire anche con gli altri relatori. In questo ringrazio Costanza Matteuzzi, che so che è collegata, che ha tenuto con me un webinar sul cybercrime, che è stato un webinar molto dinamico e che abbiamo veramente tanto, tanto desiderato, tanto cercato di, come dire, organizzare nel migliore dei modi, anche per non annoiare la platea. E ringrazio anche Annalisa Palomba, che non è invece collegata, mia collega giudice al Tribunale di Verbania, con il quale abbiamo appunto tenuto un evento per la provincia di Frosinone in materia di reati sanitari ai tempi del coronavirus. E anche qua, insomma, abbiamo cercato, e ci dispiace se magari abbiamo avuto anche qualche defiance, però abbiamo cercato di fare il possibile, insomma, affinché gli eventi, fossero apprezzati. Però purtroppo, molte volte in poco tempo, ma poco tempo proprio a disposizione del relatore, non si può far tutto. Quindi il massimo impegno anche per i futuri eventi, per cercare, insomma, di migliorarci. Intanto faccio un grossissimo in bocca al lupo
a tutti quanti gli auguri a UPLI per la splendida organizzazione, un anno particolare devo dire che è cresciuta tantissimo. Io ho iniziato nell'aprile 2020, quindi in piena pandemia, e a distanza di un anno e mezzo quasi si possono tirare le somme, direi che sono più che ottime. Grazie a tutti, vi saluto e buona serata a tutti. Grazie. Ciao Rosana, grazie, ti abbraccio forte, il bimba mia. Grazie. Un bacio. Ciao. Ciao, ciao, grazie amore. Laura. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Rosana. Ciao Costanza. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie Rosana. Come diceva Lolita, la grandissima soddisfazione, forse la più grande di tutti noi, è proprio noi. Qui non c'è un voi, qui c'è un noi, visto che siamo tutti qua, siamo tutti, siamo noi. È proprio il capitale umano, quello che siamo riusciti veramente a creare tra di noi. E questa è la nostra grandissima forza, perché non c'è un gruppo, non c'è un'elite e poi dei gregari. Qui in realtà siamo tutti. Siamo tutti in prima linea, siamo tutti. L'UPLI è nostra, è di tutti noi. Ognuno può dire l'UPLI è mia, perché è di ognuno. Ma soprattutto ognuno può dire è nostra. Perché se siamo veramente forti è proprio perché siamo un noi. Ecco, volevo solo alternare un attimino la parola con, insomma, anche qualche rappresentante della nostra categoria di genere, passare la parola ad uno degli altri nostri straordinari soci onorari, che è Lorenzo Tamos, che è sempre in prima linea, sempre disponibile, sempre pronto ad ogni cosa che gli chiediamo. E voglio ribadire che anche lui, come tutti noi, facciamo tutto, perché lo facciamo con il cuore, perché ci fa piacere, senza mai prendere un centesimo. Michele prima aveva citato uno degli eventi in cui Lorenzo ci ha arricchito con le sue grandissime competenze, questo straordinario corso di formazione sulla privacy, videosorveglianza. Ecco, vedete, noi abbiamo offerto non solo un corso straordinario, che è anche piuttosto difficile da trovare in giro, ma se si trova qualcosa, che vi assicuro, basta girare un po' su Google, si trovano cose di livello decisamente più basse, ma si trovano veramente a somme spropositate, non si trovano a meno di 400-500 euro. Noi invece abbiamo fatto un grande corso, l'abbiamo fatto noi gratuitamente, l'abbiamo offerto gratuitamente a tutti i soci. Peraltro è un corso difficile, perché l'attestato l'abbiamo rilasciato solo a chi ha superato il test, ed il test era tutt'altro che facile. Peraltro con il voto, perché noi da sempre siamo caratterizzati per la grande qualità e non a caso abbiamo, insomma, con noi i migliori. Lorenzo, la parola a te, grazie ancora. Voi sei sempre troppo buono, troppo gentile. Io ho soltanto due grandi fan, uno sei tu e l'altro è Laura Crapanzano, non ne ho altri, ecco. Poi ti ringrazio anche per aver sottolineato la disponibilità. Interrompo solo un attimo per dirti che se guardi un attimino le mascherine, c'hai tanti che stanno facendo i segni per dirti che guarda che ne hai contati troppi pochi di fan, eh? Ce ne sono molti di più, ma molti, molti di più. Vabbè, diciamo che mi accontento perché sono di altissima qualità e quindi va bene così. No, io volevo fare i complimenti a UPLI per due aspetti che ritengo fondamentali. Uno l'hai già sottolineato tu, è l'apertura a tutta una serie di persone, di professionalità che possono portare all'interno di UPLI delle esperienze diverse dalla grande esperienza di chi svolge la professione o il ruolo di funzionario di polizia locale. Questo è importante. E poi anche per il secondo punto, anche per la indipendenza di pensiero, no? Anche nell'ambito dei nostri piccoli webinar abbiamo sempre cercato di mantenere un'indipendenza scientifica di pensiero e propositiva che non sia soltanto, così come mi capita in altri contesti, un po' per forza, un po' perché conviene, tra virgolette, filo governativa, no? Abbiamo sempre cercato di essere scientificamente intatti nella nostra esposizione. Questo è molto, molto importante. Poi un altro aspetto che ancora una volta avete già sottolineato, l'aspetto della coesione sociale, no? Prima anche la professoressa di psicologia ha accennato al tema della percezione della sicurezza, che è un grande tema già affrontato da In the City, da Park e McKenzie.
nel 1915-1925 hanno scritto un tomo di psicologia che riguardava proprio la dispersione della coesione sociale all'interno delle città, con un incremento della, soprattutto della percezione della, dell'insicurezza, no? Che è altrettanto grave e può comportare anche delle criticità a livello umano, a livello individuale, a livello psicologico, un'insicurezza reale, materiale. Questo è un altro aspetto importante. Io penso che Upli la stia colmando con questa comunità che per forza di cose deve passare attraverso gli strumenti digitali, che probabilmente sono un pochino da rivalutare. No? Si dice che lo strumento digitale sia spersonalizzante, non comporti quel contatto umano che nutre l'empatia tra le persone, però ritengo che Upli si stia muovendo molto bene in questo contesto e quindi vi devo ringraziare per avermi coinvolto, perché mi sono trovato ad avere a che fare con delle persone d'altissimo livello, con dei professionisti d'altissimo livello e anche con degli amici. Ecco, questo mi piace sottolinearlo, perché per me la parte umana, la parte, diciamo così, amorevole, no? Perché in fondo l'amicizia, se vogliamo, è una forma d'amore ancora, no? Proprio perché se da un lato dobbiamo incrementare la tecnologia per tenerci vicini, dall'altro lato non dobbiamo dimenticarci che siamo ancora esseri umani e forse dobbiamo valorizzare alcuni punti che da sempre ci contraddistinguono, no? Perché altrimenti diventiamo tutti quanti dei buoni funzionari d'apparato tecnologico, e il che non so fino a che punto possa andare bene. Quindi grazie a Upli, andate avanti così e complimenti. Lorenzo, grazie. Noi abbiamo la fortuna di avere intorno a noi persone che hanno lo stesso modo di sentire, razionale e emotivo. E quindi veramente è bellissimo fruire di grandissime menti e grandissimi cuori. Nel tuo caso sei tutte e due. Devo dire che per quanto tu sia preparato giuridicamente, tu sei un filosofo dell'anima, e questo è veramente, cioè, senza alcun complimento. Vabbè, no, passiamo. Massimiliano, scusami, no. Io mi sono avvicinato alla sociologia, alla filosofia negli ultimi 10 anni proprio per studiare meglio quella normativa matrice anglo-statunitense, anglo-germanica, che tu conosci ed è attinente al trattamento dei dati personali, alla cyber security in generale, perché è una normativa di tipo etico. Ora avremo a che fare con la normativa attinente alla cosiddetta AI, l'intelligenza artificiale, che è l'epilogo di di profondi studi che sono stati portati avanti negli ultimi 5-6 anni di matrice etica, filosofica e sociologica. Se non si capiscono quei principi, e che tra l'altro si traducono anche in istituti che sono un po' diversi dagli istituti che siamo abituati a maneggiare nell'ambito della civil law, non si riesce nemmeno a maneggiare quella materia. Quindi mi sono un po' dedicato a quegli aspetti lì. Comunque ti ringrazio sempre per i complimenti, ringrazio ancora Upli e faccio i complimenti a tutti quanti. Non mi sento, grazie ancora Lorenzo, sto dicendo, e sì, la penso così tanto anch'io. A proposito di Unipegaso e a proposito degli insegnamenti della mia professoressa, ho deciso di iscrivermi a psicologia. Mi sono fatto questo regalo per domani, che è il mio compleanno, e vabbè, insomma, ho avuto anche quest'altra fortuna che Upli si è costituita il giorno prima del mio compleanno, quindi festeggio in realtà una grande gioia con un giorno di anticipo. Volevo passare la parola a tutti, perché qua, proprio perché Upli è di tutti e tutti abbiamo lo stesso diritto di parola, brevemente, so che lei deve andare via, so che lei è pragmatica, di poche parole, ma dà un peso specifico molto elevato ad ogni lettera, non ad ogni parola di quello che dice. Costanza Matteuzzi, che abbiamo avuto il piacere di leggere, purtroppo poco, quindi anzi il mio invito esplicito è quello di arricchirci ancora con i tuoi scritti e di ascoltare anche questo, purtroppo poco, ma rimedieremo. Quindi, l'avvocato Costanza Matteuzzi, volevo passare la parola, un'altra bionda non a caso.
Buonasera, io intanto vi ringrazio dell'invito, graditissimo, e prima di tutto ringrazio Laura veramente dell'invito proprio personale, ringrazio Massimiliano e tutti voi per tutti i vostri contributi e tutte le varie discussioni che via via nascono all'interno delle varie chat, che sono sempre molto stimolanti. E sì, tra l'altro mi associo, scusatemi, alle condoglianze per la dottoressa Mongiardo, e dalla quale veramente è stato, sì, come diceva giustamente lei, un bel webinar, devo dire, molto dinamico, e dal quale ho veramente appreso moltissimo, perché ho avuto il piacere di dialogare poi con tre donne veramente molto molto in gamba, e che ringrazio personalmente ancora, perché comunque la dottoressa Mongiardo è veramente un giudice veramente di grande esperienza e di grandi capacità. Laura, che appunto ha questo taglio sempre alla criminologia, all'attenzione per i minori, che è incredibile. Ringrazio naturalmente anche Linda Di Nunzio per la sua splendida e deliziosa, come dire, coordinamento veramente del webinar. Io vi ringrazio veramente, perché talvolta, ecco, compatibilmente con l'attività cerco anche di seguire gli altri, ma insomma diciamo che a volte riesco, a volte no, e vi ringrazio veramente per tutto quello che state facendo, perché state facendo veramente un bel lavoro. Tra l'altro mi associo assolutamente alle parole dell'avvocato, del collega Tamos, veramente, e colgo l'occasione anche per salutare l'amica e collega Cesarano, che vedo ogni tanto apparire e sparire, e veramente grazie mille, e continuiamo così, va bene, grazie mille davvero. La parola forse potrebbe passare a Mara, perché chiunque voleva parlare non si sentiva. Prima di Mara solo dirvi che Lolita, la professoressa Lolita Kulimanowska, che ci ha lasciato, mi ha mandato un messaggio chiedendo di salutare tutti. Lei deve andare, tra l'altro ha due bambini piccoli, quindi grazie insomma a Lolita, grazie a Costanza, anzi l'invito per Costanza è quella di insomma deliziarci ancora con i suoi scritti e con la sua parola, così come a tutti. Ecco, anche Costanza sta andando via, quindi la salutiamo. E Massimiliano, fai un giro di tutti quanti, che tutti quanti dobbiamo salutare. Certo, tutti. Certo. Mara ci saranno, come avevi detto tu, un'altra bionda. Allora, io sono velocissima per non togliere la parola a nessuno, e faccio i complimenti veramente innanzitutto alla mia amica del cuore Laura, e a Massimiliano che ho conosciuto grazie a lei, e per la competenza, la bravura e veramente il multitasking in tutti i sensi. E io faccio solo un augurio grande, che possiamo ritrovarci come quando vi ho conosciuto a Pozzuoli, all'incontro frontale, che è stato organizzato benissimo, bellissimo, e tutto quello che ho visto purtroppo poi dopo da remoto è veramente a un livello, ve lo posso dire, perché facciamo anche all'Ordine di Milano, facciamo molti webinar e molte, quindi a un livello molto, molto alto di competenza come relatori e come preparazione. Non tolgo la parola a tutti, un saluto particolare anche a Costanza, se è andata, a Laura, a Massimiliano e a tutti gli altri che ho avuto modo anche di conoscere de viso. A presto, spero un abbraccio forte, grazie. Grazie Mara. Tra l'altro, insomma, fruire di un avvocato che è anche criminologa, insomma, così come la nostra presidente, a cui insomma rinnovo le congratulazioni per aver preso anche l'ennesima laurea in giurisprudenza, e dire, ecco, Mara, della tua grande competenza è veramente un grande piacere. Anzi, così come ci ha ricordato Leonardo, che noi siamo nati a Pozzuoli, il nostro cuore non a caso è a Pozzuoli, e lo rifaremo a breve, sarebbe bello vederci anche a Milano, e magari veramente riusciremo ad organizzare a breve qualcosa, se insomma il Covid ce lo permetterà.
a Milano e sarebbe veramente una cosa bellissima. Ma stiamo facendo parlare, se no, solo donne. Quindi, Laura, se mi consenti, abbiamo un altro avvocato ancora. Ciao Mara, a presto. Abbiamo un altro ciao, avvocato. Parlare a tutti, Massimiliano. Io lascio a te la parola, quindi fai parlare tu tutti quanti. Grazie. Tra l'altro, insomma, un amico da quando eravamo ragazzi, un mio concittadino, quindi Piero Tomaselli, insomma, due parole facciamogliele dire, che insomma sono sicuramente piacevoli e anzi Piero ce lo sfrutteremo adesso che faremo i prossimi eventi in presenza sul territorio, sarà una presenza utilissima. Piero, a te la parola. Grazie Massimiliano, saluto tutti, saluto anche Laura. Apprezzo molto di essere stato coinvolto in questa vostra iniziativa e mi auguro che anche Covid permettendo possiamo portare avanti una serie di discorsi, anche di approfondimenti che stai portando avanti insieme con la provincia di Frosinone e con l'avvocato Zoli. Ti ringrazio, un saluto a tutti. Grazie a te Piero, grazie. Stiamo portando avanti tutti in realtà, perché la nostra grande forza è proprio questa, quella di essere un gruppo. Ne approfitto anche per salutarti da parte di Federica, insomma, ecco che è dall'altro lato dello schermo, non si sta facendo vedere perché nel frattempo... Che peraltro sento quasi tutti i giorni sulla chat della classe. Lo so. Tra poi io lancio sempre, da buon avvocato, lancio sempre il sasso, quindi certo. Provoco sempre un po' di discussioni. E comunque un abbraccio, grazie. Grande. Tra l'altro, mia moglie è stata in classe con lui, quindi hanno fatto il liceo assieme, insomma. Però ecco, proseguiamo in questo nostro giro, però facciamo parlare pure qualcuno dei nostri, così ci alteriamo un pochettino, no? C'è una diversamente bionda a cui vorrei passare la parola. La grandissima comandante, la, mi sia consentito, sorella Linda Di Nunzio. Allora dovremmo dire Laura, Nunzia, Linda, tutte le volte che le hanno cambiato il nome. Ci provano a cambiarmi i connotati, ma non ci riescono. Tanta gente ci ha provato, ma non ci è riuscita. Buonasera a tutti, scusate, io sono intervenuta un po' più tardi perché avevo un'esigenza familiare, ma ce l'ho fatta e sono felicissima di esserci riuscita. E pochissime parole, il mio fratello e la mia sorella, ecco, entrambi mi hanno preannunciata, e due parole per dire che sono qui, sono contentissima di esserci. Più di un anno fa entrambi, in realtà era un paio d'anni che ne parlavamo, ed entrambi, il mio vulcano e il mio fratello, mi hanno coinvolto in questo grande progetto. E io ricordo le parole: Massimiliano, Laura, io non ce la faccio, ho tanto lavoro, la famiglia, non ci riesco. Non ti preoccupare, Linda, non ti preoccupare, stai tranquilla, non ti si chiede assolutamente, guarda, l'importante, credi in questo, io ci ho creduto in questo progetto, ragazzi, non ci riesco, non ce la faccio. Non è niente, mani, piedi, gambe, famiglia, mio figlio che si vuole iscrivere all'UPLI, c'è un qualcosa di mio figlio, è una delle mascotte dell'UPLI. Sono orgogliosissima e felicissima di essere in questa Francesco grande. è un grande, io sono la sua ammiratrice. E guai, ora un piccolo aneddoto solo per accennarvi proprio all'idea di famiglia che abbiamo. Poco tempo fa Laura mi chiama per un problema e io cambio tono parlando con Laura, però siccome lui era presente, come tutte le mamme dei bambini piccoli evitiamo magari di appesantirli, ho lasciato correre. La sera prima di addormentarmi mi dice: mamma, ma Laura sta bene? E lui non aveva ascoltato nulla, quindi scusate, è il mio cane che invece si fa sentire. E io ringrazio tutti i miei colleghi, sono felicissima di far parte di questa grande famiglia. Ho nominato mio fratello Massimiliano e mia sorella Laura perché sono coloro che mi hanno portato per mano, mi hanno dato tanta fiducia, io li ringrazio. Tornassi indietro lo farei prima questo passo, sicuramente. Sono felicissima di dove siamo arrivati, vedo che ci sono tanti di noi, vedo che c'è il mio conterraneo pugliese doc Cristo, eccolo lì. Ringrazio veramente tutti, siccome sono prolissa e Michele già mi sta quasi per bacchettare,
Io chiudo, saluto e dico andiamo avanti sempre, sempre più forte. Ciao Mirka, saluto tutti, grazie. Ah no, il saluto al mio... No, non c'è, non lo vedo. Enrico, il mio grande Enrico. La mia eccomi, vita... eccomi, sto eccolo. Qua. Scusami Enrico, non ti ho salutato. Senza di lui noi saremmo... Non saremmo nulla e ci supporta e ci sopporta dalla mattina alla sera. Grazie. Sì, ma lo dobbiamo anche bastonare a volte perché il capocchione si dimentica. Sì, ha una piccola predilezione, no, come tutti i mancini per le bionde. No, no. No, le bionde, Laura. Cioè, vedi, io per disperazione ieri sono andata al parrucchiere e mi sono fatta togliere le strisce in più bionde che avevo. Ho detto no, voglio più scura, basta, non voglio essere più bionda. Io non mi vuoi bene più. Io vi ringrazio e vi sottolineo lo spirito di squadra che Massimiliano sottolinea sempre, che solo Laura e Massimiliano, entrambi, non me ne vogliono gli altri, ma lo spirito di squadra, solo Laura e Massimiliano, continuano ad alimentarlo tutti i giorni, sedando anche le più stupide, capitano le normali incomprensioni, ma sono da buon padre di famiglia entrambi. Mi insegnano tanto in questo. Grandissima Linda, io devo dire che insomma ti ammiro tanto, però ti ammiro come numero due, perché il mio socio preferito è un, non a caso si chiama Francesco come mio figlio, permettetemi di essere di parte, e che si è presentato alla mamma, ho omesso di dire questo dettaglio, si è presentato alla mamma con 10 euro in mano dicendo mamma questi sono i soldi miei, mi voglio iscrivere pure io a Lupi. Cioè quando me l'ha detto veramente mi sono lucidati gli occhi. Vabbè. Fortuna che stiamo parlando solo al telefono. Detto questo, permettetemi di passare la parola ad un'altra grande comandante, davvero grande, perché la sua terra è sottoposta veramente adesso ad un grandissimo tributo. Grandissimo tributo perché tutta la Sardegna sta pagando un tributo altissimo, una terra difficile e bellissima, veramente bellissima. Quindi permettetemi di passare la parola a Monica, che so che peraltro deve scappare, quindi la parola a Monica Loi. Buonasera a tutti, vi saluto tutti con molto piacere e vi ringrazio per esserci stati vicini in questi momenti molto, molto difficili per la mia terra. Che ha toccato veramente non solo l'Italia intera, ma tutto il mondo. Sono state veramente delle giornate veramente molto dure. Volevo dirvi che sono molto felice di far parte della grande famiglia dell'Upli. Ci sono da poco tempo, ma ho potuto vedere tanta professionalità, tanta umanità, ci sostiene, ci ha sostenuto. Questa difficile situazione sanitaria che purtroppo stiamo vivendo. I miei complimenti vivissimi a tutti gli esperti che ci hanno aiutati in questi momenti con grande professionalità. Ringrazio la Presidente, ringrazio Massimiliano che ci stanno anche dando queste possibilità, insomma, di entrare in contatto con tutte le realtà italiane, ognuna caratterizzata da culture, da realtà anche difficoltà molto particolari. Grazie a nome di tutti i colleghi che dalla Sardegna vi salutano con gratitudine e affetto. Ciao a tutti. Grazie, ciao Monica, grazie. Grazie anche per il tuo contributo nei webinar e anzi ti aspettiamo ancora. È stato citato prima insomma da Linda, quindi ripassiamo un attimo la parola pure alla Puglia, Cristoforo De Ceglia. Buonasera a tutti. Sono attivato l'audio. Buonasera. Che dirvi? Io sono in Upli da credo, 4 mesi e ho seguito tutti gli webinar. Posso dirvi che sono rimasto molto contento perché molti temi trattati nei webinar mi sono serviti anche negli studi, perché io sono ancora
faccio ancora concorsi. Io attualmente sì, ho passato un concorso e sono risultato in graduatoria presso il comune di Marino. Però vi devo dire la verità, i temi trattati mi sono serviti nello studio, anche negli esami mi sono serviti. Quindi io reputo molto utile quello che voi fate, anche se non sono ancora purtroppo uno di voi, perché giustamente vorrei esserlo un giorno, perché è un desiderio, un sogno che ho da piccolo. Spero di arrivarci quanto prima, perché è veramente un desiderio che avrei. Io vi ringrazio molto per quello che fate, perché mi ha aiutato molto, ha accelerato molto i miei studi. Io vi seguo sempre, ho visto molta professionalità, come hanno detto alcuni altri relatori che mi hanno preceduto, molta professionalità, molti temi trattati in maniera mirata. Quindi è importante. Io credo molto nella formazione, perché è molto utile la formazione, quindi a me piace molto studiare. Speriamo, uno dei traguardi che avrei, un altro traguardo che avrei, è un domani di iniziare gli studi universitari, anche attraverso quella convenzione che c'è con l'UPLI. Però ovviamente io adesso non ho la possibilità di farlo, perché il lavoro che ho, che non mi piace, non mi permette di studiare tantissimo. Però un domani, non si sa mai, vorrei iniziare anche gli studi universitari. Quindi io vi ringrazio per quello che fate, continuerò a seguirvi perché lo reputo molto interessante. Anche le iniziative che avete iniziato, le reputo interessanti, vi seguo. Che dire, non ho altro. Cristoforo, grazie. Comunque sei uno di noi. E lo diventerai molto presto, secondo me, perché sei un ragazzo in gamba. E io accanto una ragazza che mi sopporta e supporta in continuazione, perché dice che io parlo sempre di leggi. Parlo sempre di legge, sempre. E dice che è una tortura. Io quasi non accanto. Poverina, c'ha ragione. Però non ci posso fare niente, perché questi sono... ti vogliono. Sì. Infatti io ricordo, non a caso, mi sono ricordato di un particolare. Quando ho fatto la prova orale al Comune di Marino, ho fatto il test psicologico. E la psicologa mi disse: ma come mai questa cosa, sai, del che ti piace, perché io amo stare per strada, mi piace stare per strada, mi piace guardare le auto. E io gli dissi: dottoressa, vi posso raccontare una cosa, io da piccolo il mio gioco preferito erano le macchinine, e avevo anche un tappeto che raffigurava la città. Stavo ore e ore a giocare con le macchinine sul tappeto della città. È una cosa strana, però la dottoressa, quando ho fatto il test psicologico, dice: vabbè, potrebbe essere che questo è associato. Comunque non vuol dire granché, però il desiderio da parte mia c'è sempre. Io un giorno spero di arrivarci quanto prima, perché io amo questa professione. Per questo io ho iniziato a seguirvi, vi ho conosciuto come associazione, e come ho già detto prima, credo molto nella formazione, perché questo mestiere comporta molta formazione, molta professionalità e delle responsabilità che purtroppo dobbiamo come persone anche prenderci. Ma bisogna anche sapere molto, sapere, saper fare e anche saper essere. Questo è importante. Questa è la formazione che io intendo. Grazie, io... Cristoforo, grazie. Ma sì, ti passo la parola. Grazie. Allora, abbiamo sentito uno degli ultimi entrati, no? Rialterniamo un attimino passando a una delle prime. Anche in questo caso un'altra bionda. Marialba, cioè tu non puoi mancare. Cioè, tu fondatrice, lì, insomma, dicere due parole, perché veramente... Marialba, un saluto
lo devi fare. Ecco. Ci sei, Marialba? La nostra Mari. Sì, sì, ci sono, ci sono. In verità ti stavo scrivendo un messaggio dicendoti, vabbè, che ti avrei salutato in quanto, niente, adesso mi vado un po' a rilassare. Sono arrivata nella mia palestra di allenamento. Ho finito da pochissimo di lavorare a Bacoli, festa patronale, e ti scrivevo proprio questo. Io mi auguro che hai definito anche bene il mio ruolo che attualmente mi vede, non soltanto come comandante responsabile dell'area polizia municipale, ma anche come responsabile del SUAF. Ho avuto qualche difficoltà, tra l'altro affrontata nel pieno del Covid. Non so, ma mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Ok, perfetto. E quindi, ecco, adesso che è passata la fase di rodaggio e speriamo di uscire definitivamente da questo incubo del Covid, veramente mi auguro di poter riprendere le attività con voi, qualche webinar che mi vedrà magari relatrice su delle specifiche che ho avuto poi modo anche di approfondire ulteriormente come responsabile del SUAF, perché no? E niente, che dirvi, diciamo che io sono stata fondatrice, ho creduto nel progetto, continuo a ritenere che la polizia locale debba essere assolutamente riformata. Ieri in servizio ho subito purtroppo l'ennesima aggressione, quindi il solito senso di frustrazione che ci pervade laddove alle spalle non abbiamo ministeri, ma abbiamo esclusivamente l'ente locale con le sue, con i suoi limiti e con le difficoltà che spesso collegate ovviamente alla politica, vabbè, cose che capitano in servizio e che però mi fanno tornare sempre sulla convinzione che dobbiamo cambiare qualcosa. Niente, ragazzi, per me è un onore far parte dell'UPLI, mi auguro di restarci a lungo in maniera attiva. E vi ringrazio, veramente è stato bellissimo. E tra l'altro l'UPLI non soltanto è stata una mia creatura, ho contribuito anche io alla fondazione dell'UPLI, ma è stata la mia prima vera e propria associazione. Insomma, io non avevo mai fatto parte né di associazioni politiche né di associazioni sindacali, né mi ero mai interessata di questa attività, è troppo impegnata nel lavoro, però l'UPLI è completamente differente, è un'altra storia. Grazie, grazie Marialba. Un abbraccio, tanti auguri a Massimiliano per domani, che è il compleanno. Grazie. Ce la ricordiamo. È vero, io me l'ero già scordato. Grazie. Del vecchietto, grazie. Me l'ero già scordata. Mi vedete in tenuta giunta adesso. Saluto quindi tutti i presenti e niente, veramente vi abbraccio. Grazie, grazie. E guarda che ci sei mancata fino adesso, quindi è ora che ritorni alla grande e ritorni. Questo vale pure per Francesco che ci sta sentendo, quindi da noi in una famiglia ci si sta sempre, con i dissensi, con i distinguo, con tutto quello che volete, però rimaniamo sempre. E soprattutto proponete webinar che noi li facciamo. Forza. Ecco. Ok. Senza... Tanto ormai io sono specializzata in bancarelle del torrone. Sono proprio... Cavolo, il torrone è anche buono. Cioè, organizzare... Ma come organizzare eventi, continuando a promuovere la cultura e tutelando al contempo non soltanto gli aspetti di safety and security, ma anche quelli di protocolli Covid, non è una passeggiata, devo dire, perché gestire gli spazi pubblici non è così semplice. Insomma, bisogna contemperare diverse esigenze, diversi interessi, diverse situazioni, ed è un cammino da equilibri. Vabbè. Tra l'altro avevi detto una cosa bellissima, cioè il fatto che tu non hai mai avuto un'associazione, e questa è la prima. La stessa cosa vale pure per Linda, la stessa cosa vale per tantissimi dentro di noi, cioè tantissimi che non si sono mai sentiti rappresentati. Io per primo non sono mai stato iscritto a nessuna associazione, tantomeno ad un sindacato, ma questa è un'altra cosa, però questa è una famiglia, non è un'associazione, quindi è tutto diverso. Allora, dunque, tra quelli che siamo rimasti,
E volevo far chiudere a Lucio a Flavio Rossio, però prima di lui un'altra donna, e insomma festeggiamo con lei anche il grande risultato che ha ottenuto nel passaggio ad ispettore, e quindi la parola prima a lei e poi c'è rimasto Lucio Flavio Rossio, che insomma lui l'abbiamo già ascoltato, lui ha un saggio dentro di noi, lui non è che fa saggi, lui è saggio, quindi ascoltarlo non è semplicemente avere l'arricchimento di insomma una persona competente, ma è molto di più. Ma prima di tutto, cioè prima, le donne, diciamo, ci hanno sempre qualche cosa da dire in più, non c'è niente da fare, c'è solo un modo, ascoltarle. La parola quindi a Mirka. Grazie di cuore a tutti. E per me devo dire che sono contentissima di poter festeggiare con voi questa giornata, e mi sembra quasi c'è questa coincidenza anche con la vostra festa, e non so se è proprio una coincidenza o se è qualcosa che va a ricalcare comunque il coraggio e tutte le nozioni che siete stati in grado di trasmettermi in questi mesi. Vi ho conosciuto per caso e per me è stata veramente una conoscenza che mi ha portato tanto valore aggiunto, e devo ringraziare chi ha insistito tanto affinché io mi iscrivessi. Non ho dato un grande supporto perché ero veramente molto presa dallo studio, tra l'altro sapete che ho 5 figli e mio marito mi è venuto tanto incontro in questo periodo, perché un paio di settimane fa è partito, è andato giù in Puglia lasciandomi la casa libera, avevo praticamente la casa invasa di libri un po' dappertutto, in cucina, in soggiorno, in camera, sono piuttosto stanca, ho passato 3 notti praticamente in bianco, è stata una grossa rivincita, e come diceva Massimiliano, talvolta l'esperienza che maturi nel tempo non sempre ti viene riconosciuta, no? E quindi è stato faticoso, e nel momento in cui in quei 40 minuti di colloquio ho avuto un flash di tutta la mia carriera e di tutte le esperienze positive e negative, e mio marito mi ha detto: adesso hai messo un piccolo freno, cioè mi auguro che hai insomma messo in ordine i libri. Ho detto: no, veramente ho già preparato le valigie, e la prima cosa che ho preparato, per la verità, è la mia valigetta, e dentro ho già posizionato diversi testi, perché non credo che l'avventura finisce qui, anzi inizia qui. Sono contenta di poterla grande con... Mirka, grande Laura, sei fantastica. Prima, per la grande famiglia che hai, non lo sapevo, hai una famiglia grandissima, quindi complimenti già per quello. Complimenti perché sei una mamma eccezionale, una grande studiosa, hai avuto ti sei prefissata degli obiettivi che sei riuscita a ottenere, quindi grande complimenti. Grazie. Io poi devo farti i complimenti non solo a te, ma hai un sorriso coinvolgente e trasmetti veramente fiducia e coraggio, e questo è bellissimo, cioè è proprio una cosa che in questo periodo poi di Covid e tutto, che per noi che eravamo a stretto contatto con le persone, posti all'ascolto di tante situazioni, che a volte veramente mi sono trovata in situazioni in cui abbiamo portato da mangiare a delle persone anziane che per paura erano settimane chiuse in casa senza cibo, senza telefono. Cioè, noi abbiamo questa, la nostra forza, no? Essere al servizio, e continuerò sempre a dirlo.
la nostra divisa, la differenza della nostra divisa è che ci mette al servizio, all'ascolto. Non è qualcosa che ci esalta o che ci mette al di sopra delle parti, ma è una cosa che ci mette al servizio. Ed è anche lo spirito che ho visto all'interno dell'associazione e questo mi rende fiera di farne parte. Volevo salutare tutti e ringraziare tutti. Bellissime parole, guarda, bellissime parole, complimenti ancora. Ciao. Ci siamo persi a Massimiliano. No. Stavo, c'è. Stavo sentendo. Allora, permettetemi innanzitutto di dire veramente grazie, Mirka. Insomma, da mamma, non dobbiamo spiegare a lei che cos'è un concetto di famiglia, no? Da mamma di 5 figli, quindi lei ci si trova perfettamente a suo agio e ce l'ha dimostrato. Quindi ci ha dato un insegnamento. Ero solo un po' preso perché Maria Grazia Lorusso, che è connessa, ci vede ma non riesce a parlare e vorrà portare anche lei un saluto. Quindi Enrico, se tu hai modo di vedere come farla connettere, promuovere a pannellista, non so, perché lei dice che ci vede, è lì online, però non riesce a connettersi. Che possiamo fare? Nel frattempo, Massimiliano, che Enrico prova con Anna, con Marianna, noi andiamo avanti. Allora, sì, decisamente. E quindi, Lucio Flavio Rossio, lui sentirlo è sempre un grande piacere. Grazie, grazie di tutto. Il nostro saggio. Da oggi in poi ti chiamerò, oltre che Mendelcesa, anche il nostro saggio. Al liceo mi chiamavano Flavio Lucio Platone. Infatti, non ci avevano torto. Io volevo iniziare con una piccola dedica, con un brano, una parte di un brano di Jovanotti a te. Non ve lo canto, non preoccupatevi, però a Laura. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi con gli occhi bassi. Perché la mia storia è stata un po' così, tramite alcuni amici, Giuseppe, mi sono imbattuto casualmente con Upli pochi mesi fa. E tutto quello che era la mia passione, il mio entusiasmo, la mia fiducia, la mia etica che mi faceva sentire diverso e anche un po' ostracizzato, invece mi ha fatto sentire accolto in una grande famiglia, dove mi sono accorto appunto che se siamo tanti diversi, forse siamo noi normali. E forse abbiamo preso la sfida e la rivoluzione dal basso nel modo giusto. Quindi io sono contentissimo, onoratissimo. Credo che davvero noi abbiamo un impegno morale al di là di tutto e di tutte le altre campagne che faremo, che sia di solidarietà con i colleghi, perché purtroppo noi siamo nel nostro lavoro soli. Spesso sono solo gli agenti che non hanno una struttura di comando che li supporta, che li aiuta, che gli vuole bene. Spesso sono solo gli ufficiali che si trovano tra l'incudine e il martello. Sempre sono solo i comandanti, che per definizione sono soli. Patrick O'Brien, Master in Commanders, a cui è entrato anche il film, la solitudine del comandante. E anche la solitudine dell'onestà, della rettitudine, di quando non si scende a compromessi, per cui fino al giorno prima sei l'amico di tutti, poi ti chiedono una cosa che non si può fare, tu lo dici, diventi il nemico numero uno. E purtroppo questo è anche figlio di tanti che assecondano. Ma oggi noi abbiamo un'associazione, una famiglia che ci dice: noi siamo, non dico la maggioranza, ma noi siamo la speranza. Adesso non volevo fare il sermone della montagna, non volevo far commuovere nessuno, ma sono davvero contento, onorato. Un ringraziamento quindi anche a Massimiliano, che come me e molto più di me ha patito queste situazioni, dove essere onesti ti fa soffrire, ma ti dà la grandissima dignità e forza di andare a testa alta. Per cui per me
credo come per Massimiliano, per Massimo, per Sergio, per tantissimi, questi problemi per noi sono medaglie alla rettitudine, medaglia agli onestà, eventi che ci hanno permesso di conoscere altre bellissime persone, per cui sono opportunità di crescita. Ringrazio anche Michele, che mi fa anche lui un po' da balia, ma davvero è una grande famiglia, per cui per me se la meta di solito non è l'arrivo, ma è il viaggio, per me il nostro risultato l'abbiamo trovato trovandoci. Saluto a tutti. Veramente, io l'avevo detto, che infatti, cioè, lui era un saggio, pensavate che era semplicemente un complimento, invece era una constatazione, e così è. Soltanto a me mi fa sempre emozionare, non c'è niente da fare, mi fa emozionare, perché è veramente un grande comandante, uno di quelli che se ne trovano pochi, e per fortuna ce li abbiamo tutti nella nostra associazione. Ed è una grande soddisfazione avere veramente a che fare con persone oneste, di grande rettitudine e di grande onestà, che spesso sì, purtroppo si vengono travolti da situazioni per cui si configurano anche delle situazioni molto spiacevoli. E purtroppo chi più chi meno, ognuno ha avuto la sua croce, e chi per voglia del sindaco di turno, chi del segretario di turno, ci sono state delle grandissime incomprensioni che a volte sfociano proprio in mobbing, straining e situazioni veramente disastrose, non sempre facilmente risolvibili. Quindi grazie Flavio, grazie veramente per la tua grande esperienza e soprattutto per la tua filosofia di vita, che è un grande insegnamento per tutti noi dell'UPLI. Un abbraccio. Pensavo di non emozionarmi stasera, ma Flavio ce l'ha messa un po', e quindi sono felicissimo di emozionarmi insieme a voi. Questa è una bella torta, questa di stasera, la possiamo mangiare tutti insieme. E quando ho detto che nella UPLI, nei soci, nei fondatori, c'era nel DNA questa vocazione a guardare oltre, a guardare più avanti, a guardare nel futuro, era perché cercavamo anche questi nuovi soggetti, scusatemi, con la S maiuscola, che entrassero in questa grande famiglia e dessero quel tocco di classe che all'inizio mancava. Poi ci siamo messi sul giusto binario e non ci ferma più nessuno. Grazie, non di esistere, ma perché grazie che state con noi. Felicissimo. Grazie. C'era Maria Grazia Lo Russo, che aveva cercato in tutti i modi di entrare, no? Ci ha seguito finora. Lei è un'altra dei nostri soci, psicologa, che si è messa a disposizione volontariamente per fare veramente una cosa bellissima, cioè quella di mettersi a disposizione di tutti. Eccola qui, finalmente online, perfetto, disposizione di tutti i nostri soci, veramente per un pronto soccorso psicologico, per un supporto psicologico. Che bello, ecco, finalmente ci siamo riusciti. Oh, ecco, da quando lei diceva ma io ci sono, non ti vediamo, non ci sei, oh, benissimo. Quindi, Maria Grazia, ecco. Ben arrivata, è un miracolo. Sei una pasticciona. Grazie al supporto di mia figlia. Grazie Sofia. Chiudi, grazie amore. Buonasera a tutti. Scusate, ho tolto la parola a qualcuno? No, amore mio, vai. Per me è un onore stare qui con voi. Vi giuro, ho ascoltato tutti gli interventi, molto interessanti. E vorrei iniziare con delle parole di ringraziamento, un ringraziamento sentito per Massimiliano e Laura, la mia biondona bellissima,
per avermi, ecco, fatto conoscere questa grande realtà. Mentre parlavate, c'erano gli interventi, mandavo dei messaggi privati a Massimiliano, dicevo: mamma mia, che bello fare parte di tutto questo. E devo dire che Michele ha avuto, diciamo, un ruolo in questo, perché mentre faceva scorrere quelle slide mi sono emozionata, pensando al bellissimo convegno di Pozzuoli, e mi sono sentita molto onorata di aver fatto parte di quella realtà che, insomma, devo dire, che anno era? 2018? 2019, ecco, quindi insomma, appena nata l'UPLI, insomma, da poco. Quindi, ecco, come ha detto qualcun altro, in questa piccolo lasso di tempo c'è stato veramente una crescita meravigliosa. E molto spesso mi trovo a dire complimenti, 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 perché è veramente un grande salto in avanti, grazie alla tenacia, dicevamo con Massimiliano, la tenacia, c'è un'arena in cui uno si butta e fa la guerra a costo di sacrificarsi, però insomma devo dire che mi sento onorata. Il ruolo, mi associo anche al grido di bravi, bravi, insomma, della dottoressa Gulliman Lolita, che insomma, essendo una mia collega, non potevo che essere d'accordo con lei, insomma. Mi piace questo discorso della formazione e mi preme dire che secondo me, insomma, la formazione deve avere un ruolo specifico, perché io parto dal presupposto che la vera cura è mettere l'altro in condizioni di prendersi cura di se stesso. Quindi il formatore deve partire da questo presupposto. Il formatore deve dimenticare di sapere per essere un vero formatore, perché il dimenticare di sapere fa scivolare nell'ascolto che evoca quindi l'incontro. Quindi l'ascolto, l'UPLI come raccolta delle necessità del sociale, e quindi come un grande contenitore, dove l'UPLI trasforma in risorsa, quindi tutto ciò che si va a diciamo a raccogliere, le necessità, le esigenze, i bisogni del sociale, secondo me nell'UPLI può avere diciamo un punto di riferimento, l'UPLI può essere un punto di riferimento come trasformatore. Ecco, quindi io penso che la grande famiglia di cui abbiamo, ecco, avete, ognuno di voi dato il proprio parere, può essere in crescita, può avere, anche perché, ecco, accessoriato di tante menti di cui parlava Massimiliano. E allora, tanti auguri, incrociamo le dita. Maria Grazia, sei Aura. Bellissima e bravissima come sempre. Lei fa parte della nostra tutela psicologica, come tutti gli avvocati che avete visto oggi sono i nostri legali dell'UPLI. E quindi utilizziamoli, visto che abbiamo tantissimi problemi, ma veramente tanti.
utilizziamo tutte queste figure che sono a nostra disposizione e che fanno veramente il loro meglio per poterci dare soddisfazione, serenità e tranquillità. Maria Grazia, grazie Laura. Un bacione grandissimo. Io spero che subito, presto, prestissimo si possa fare in presenza. Me lo auguro anch'io, perché ne dovremmo fare uno veramente molto grande e micidiale da stendere tutti. Tutte bionde per Massimiliano, eccoci. Guarda lì la mia Valeria, c'è pure, che oggi oltretutto è con me in servizio, ma è già scappata, l'hanno già chiamata. Salutala tanto, io ero liscia lì. No, guarda, appena viene ti faccio una videochiamata, promesso. Sì, dai. Ok. Abbraccio. Ciao cara, ciao. A tutti. Dovevamo parlare anche della cooperativa, però lo faremo un'altra volta, perché è stato veramente troppo bello e troppo emozionante veramente condividere questo momento. Vi voglio far notare che sono le 21.06 ed è volato, perché me ne sono accorto per caso. È vero. Per caso me ne sono accorto, perché mi sembrava che, insomma, ci eravamo collegati poco fa, che avevamo cominciato da poco. Ecco, che si era appena collegata pure Linda, che insomma era questione di poco. E invece, cioè, sono volate via due ore e più, veramente 2 ore e mezza. Siamo riusciti a parlare tutti. Tutti. Meno male che ha parlato poco Linda, però, meno male. Ora Linda te magna. La nostra mitica Linda, è qualcosa di eccezionale. Ho fatto un fioretto, assolutamente, non parlo più, solo quando mi chiamano in causa, come adesso Michele. Basta, ho parlato, sto a posto. No, devo, Linda, non devo, devi essere così. No, anzi. Devo dire che io come spero... sei bella però abbronzata. Stai proprio sì. Bene, Linda. Sì, sei vero. Uno schianto di mora. Il mare, perché il mio mare pugliese ancora non riesco a vederlo. Assolutamente. Sono le lampade, ammettiamolo. Cerchiamo dai! Però sei uno schianto lo stesso, di mora. Sono a LED di rendermi qua. Meno stressata e più presentabile per la comunione. Eccolo qua, adesso vieni qua, vieni. Faccio vedere il mio fratello, ma è in uno stato enorme. Faccelo vedere il socio numero mamma uno, no, ma stai in uno stato. Vieni, Francesco, non è un problema. Vieni. Linda, io parto martedì. Vengo a vedere il mio mare che mi manca tantissimo. Ma il tuo è quello di Taranto. Vieni, Francesco. Il mare di Taranto, sì. Ma siamo tutti della Puglia. Ma anche le ragazze pugliese. Ecco perché mi piaceva quel sorriso. Io lo guardavo e dico, oddio, è fantastico. Ma dalla famosa volta in cui dobbiamo fare la trasmissione, dico, oddio, c'è qualcosa che mi trasmette. Cioè, io lo sentiamo probabilmente. Sì, qua la Puglia vince, oggi vince la Puglia. Puglia 1, Campania 0. Io sono a 10 chilometri, sono quasi pugliese, quindi... Oh mio Dio, che bello, guarda. Io sono della Puglia Nord. Vale, anch'io. Quanto vedi, dove sei, mia ragazza? No, vabbè, adesso siamo dello stesso paese. No, infatti, no, lo stesso paese, il mio è piccolino, però... Pure il mio! No, chi lo dice prima? No, forse no, io provincia di Foggia. Io pure! No! No, ma si può sapere. Ora mi avete messo una curiosità voi due, qual è il comune? Guarda che Raffaella Carrà si è abbandonato. L'ho detto prima, il mio è, diciamo, 19.000 abitanti. Allora, vicino al mare? Sì, 4 chilometri. Bello sto gioco. Gargano, vero? Gargano, vero? Golfo. Un po' più sotto del golfo, diciamo sulle saline. Margherita di Savoia.
accanto, Trinitapoli. Trinitapoli, bellissimo! No, un po' più lontanuccio da me, io sono vicino il lago di Lesina, è presente? Ah, sì, quindi dall'altra parte, giusto? Dall'altra parte. Ok, ok. Margherita di Savoia la conosco bene perché i miei genitori ci andavano a fare le cure. Ah, le terme, sì, come no, sì. Ma perché ci sono le terme d'acqua calda? Allora ci divide lo sperone. Ci divide lo sperone, però la Puglia è sempre la Puglia. Mi dispiace Michele per la tua campagna, ma... Invece io sono pugliese. Mirka, di dov'è Mirka? Io sono vicinissimo a Foggia. Mirka è di origine di Taranto, se non ho capito male. No, sì, io sono di Taranto. Adesso sono a 1000 chilometri di distanza perché sono a Trento. Dal mare alle montagne. Io a Taranto ci venivo, all'isola di San Pietro. Che ci andava a fare a San Pietro? Perché a Taranto la sorella di mia madre era di Taranto, quindi ci venivo in vacanza da piccolina spesso, ho ancora i cugini lì. E all'isola di San Pietro, all'isola degli ufficiali della Marina. Noi in casa siamo tutti con una divisa. Ecco, allora. Sono stata tante volte lì, è fantastico. E adesso hanno un po' anche... risistemato tante spiagge che erano le spiagge degli ufficiali, dei sottufficiali, e sì, difatti il marito è giù, mio marito è luogotenente dell'esercito, adesso è in pensione ed è giù con le bimbe al mare. Beato lui che è così giovane e già in pensione, invidia. Guarda, non me lo dire, perché un uomo in pensione a casa, io dico che io lo chiamo la casalinga isterica, quando torno dal lavoro alcune volte metto le mani nei capelli. E vabbè, poveraccio, con 5 figlioli. Beh, le ultime tre sono 3 femminucce, la più piccola ha 4 anni. Cavolo, capirai! E vi posso assicurare che la nuova generazione ci spende tutti. Eccola la nuova generazione, Mirka. Evviva! Eccolo qua! Bellissimo, Francesco, grande! Grande, Francesco! Ma fai la comunione adesso domenica? Tra 10 giorni, siamo precisi, Laura, domenica. Fra 10 giorni. Complimenti. Cioè, il giorno 8, no, di divisa. L'ho fatto affacciare, sei andato a cambiare. Aspetta, mamma, un minuto, perché era proprio. No, non si dice. Com'era e si è dovuto mettere la maglia precisa. Allora, Francesco, dimmi una cosa, è il giorno 8? Sì. Domenica 7? 8, ok. Cavolo, sei pronto? Sei emozionato? Sì. Circa. Emozionato, ti conoscono tutti. Sei emozionato? No. Sì, un pochino sì, lo vedo, il mio Franci. Sentite, presidente, io ti devo lasciare però perché mi stanno reclamando per la cena, perché poi magari a mezzanotte vorrebbero farmi soffiare sulle candeline. Wow. Comincio adesso a segnare vicino casa. No, mezzanotte, ecco, fatemi arrivare. Non ho capito? I vigili del fuoco vicino casa. Allora, no. Però che bello festeggiare questo, cominciare a festeggiarlo veramente con tutti voi. Che domani, grande fortuna, veramente. Vedi, Maria Grazia da Pugliese ti ha detto domani, perché in Puglia il compleanno è, non si festeggia assolutamente in anticipo. No, ma è detto a mezzanotte. Ma si tocca, sì, anche in Campania però. Guarda, un po' da tutte le parti. Quanti ne sono? Lo devo proprio dire? Certo, mica sei una dai, donna. Dai Massimiliano, vai! Dai questo smacco, vai! Va bene. Dillo la tua bella età! Vabbè, 25 più 1! Mettiamola così, ho avuto la fortuna che l'Ubli si è costituita il giorno prima che facessi 50 anni.
Vabbè. Quindi 25, il doppio di 25 più 3. È così, esattamente. Cioè, va bene, guarda, diciamola tutta. Comunque a mezzanotte, da mezzanotte in poi, compio 53 anni. Oh, sei giovane, sei giovanissimo. Vabbè. Oh, comincia a essere un numero grande, eh? Un numero grandicello, però vabbè. Insomma, guarda, mezzo secolo l'hai passato. Eh sì. Quindi prima che ti mette tua moglie tutte e 53 le tagliandelline, adesso non c'è più. Ne vuole, eh? Bastano le tre, è più bello le tre, guarda, è tanto tanto carino. Perché ciao fai il numero tutti, grande ragazzi. Davanti, insomma. Allora, grazie veramente a tutti. Grazie veramente per la partecipazione. Grazie, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.